Per provare qualcosa di diverso, la prossima volta che ti alleni in palestra o a casa, puoi andare oltre i numeri che vedi sui manubri, quindi come sempre il peso è soltanto un mezzo, quindi come sfida sarebbe interessante andare oltre i numeri che vedi sui manubri, che sia a casa in palestra, questa è una rastrelliera che troveresti in palestra, e per l'appunto basarti solo sulle sensazioni. Invece di basarti sui numeri, cioè in questo, nelle spinte uso 7 kg, nelle alzate uso 5 kg, che non vuol dire niente, perché in realtà sì, puoi magari calcolare un po' quanto peso usare in base al massimale, però è tutto molto fittizio, conta molto più quello che senti in quel momento lì. Quindi al di là dei numeri che non ci interessano, immagina che i manubri siano tutti grandi uguali come dimensioni, senza numero, dopodiché l'unico modo che hai di trovare la coppia giusta è di sperimentare e sentire come risponde il muscolo, che sia spalle, petto, schiena, così via. Quindi una piccola sfida molto interessante ancora una volta per imparare a conoscersi al meglio, dove vai oltre il numero, che non vuol dire niente, perché il muscolo non funziona in termini numerici, ma per l'appunto in base di in termini di contrazione, fase concentrica, eccentrica e così via. Quindi immagina, ripeto, che i manubri, che sia a casa in palestra, siano tutti grandi uguali, e ti basi soltanto sulle sensazioni, provi, fai vari esercizi, senti come risponde il muscolo, e dopodiché in base a quello per l'appunto scegli un po' che carico utilizzare, e che però è sempre solo un mezzo, quindi anche lì dopo non ci interessa dire ok, ho trovato il peso giusto, 7 kg, sì e no, è importante, lo aumenti nel corso del tempo del 5%, però primariamente conta l'ascolto di sé, quindi magari la volta successiva lavorano meglio con meno peso, un po' di più, dipende, ancora una volta ti ascolti di volta in volta e impari a fare questo. Mantieni un po' di discorso di periodizzazione di base, magari per l'aumento dei carichi del 5% ogni 2 settimane, però di base è molto importante, ripeto, l'ascolto di sé, altrimenti non ti diverti, non hai risultati, e ogni allenamento dopo diventa un risolvere un'equazione di terzo grado invece che sentire i muscoli. Quindi immagina che i manubri sono tutti grandi uguali, zero numeri sopra, e dopodiché sono ovviamente sparsi invece di essere in ordine come adesso. E l'unico modo che hai di avere un buon pompaggio, per l'appunto, di trovare, ascoltando come risponde il muscolo, i manubri giusti in termini di carico, senza però per l'appunto usarli come numero fine a se stesso. Prova, una sfida molto interessante a casa in palestra magari è più facile perché hai più manubri, dopodiché vedi un po' quello che senti e da lì inizia una grande conoscenza di sé. Poi ti rimando come sempre ai miei video test e guida per imparare un po' al meglio, come sempre, a conoscersi. Se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica, puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il servizio di personal trainer online.